signor sindaco, per piacere, ma che vi deve dire più? Ciao a tutti i nostri amici e utenti di 360 gradi Web TV. Questa sera abbiamo accolto l'invito della famiglia Vicinanza dal signor Ferdinando. Buonasera, signor Ferdinando. Buonasera. Noi vogliamo anche conoscere Agostino. Ciao Agostino! Con il suo sorriso dice davvero tutto. Conosciamo anche la signora Annunziata. Buonasera, signora Annunziata. Buonasera. Ecco, buonasera. Siamo qui per raccontare una vicenda sicuramente di diritti negati, però fiduciosi che in questa occasione con il potere del web potremmo risolverla anche presto. Mi sposto infatti di nuovo dal signor Ferdinando che ci racconterà un po' meglio le vicende della sua famiglia. Vi anticipo, Agostino è un 32enne, è un giovane ragazzo di Pontecagnano Faiano che ha purtroppo una invalidità del 100% e non ha più l'assistenza specialistica a casa che aveva prima. Prima aveva 5 ore settimanali, adesso ne ha solo 4. La signora Annunziata ha purtroppo un aggravamento delle sue patologie, ha un ossigeno fisso 24 ore su 24, però non le è stata ancora accordata l'assistenza specialistica. Poi hanno una casa qui in affitto a Pontecagnano e sono in graduatoria collocati in una posizione non ancora proprio utile per l'assegnazione dell'alloggio popolare, quindi ci sono una serie di problemucci che dobbiamo risolvere e noi siamo pronti a farlo. Chiediamo l'aiuto delle istituzioni, l'aiuto dell'amministrazione comunale che conosce già la problematica e sicuramente prenderà in carico il problema. Invitiamo l'ASL magari a effettuare un tavolo di concertazione per cercare di risolvere tutte queste problematiche. Richiamiamo in causa l'Istituto Autonomo Case Popolari per magari una soluzione del problema, insomma tutti insieme ce la possiamo anche fare. Grazie di tutto, io faccio un appello a tutta l'amministrazione comunale nuova, che la mia storia di mio figlio e di mia moglie la conoscono da parecchi anni e allora io chiedo solo i miei diritti, quelli che gli tocca, sia mia moglie e sia mio figlio, l'assistenza sociale per mio figlio che gli toccano le ore in più e l'assistenza sociale per mia moglie, perché mia moglie non vede, non ha un polmone e sta male, tiene l'ossigeno 24 su 24 e allora io non so cosa, sono stato parecchie volte all'ASL, ai servizi sociali a parlare con il signor sindaco, solo chiacchiere, solo promesse e senza risolvere niente. Allora io voglio che questi signori amministratori locali, ASL, servizi sociali e il sindaco si metteranno una volta per sempre la mano sulla coscienza a risolvere i problemi della mia famiglia, che sono problemi gravissimi. Io purtroppo non ho niente da perdere, se mi costringono io vado fino in fondo, perché non ce la faccio più, di nessuna maniera. Sono stato 2 volte a parlare con il sindaco, l'assessore alle politiche sociali è venuto qua, quando ore volete, e si è fermato tutto. Non so niente più e praticamente io non so più cosa deve fare, a chi mi deve rivolgere e che si fanno scarica barile. Io non chiedo niente di quello che non mi tocca, io chiedo quello che mi tocca, l'assistenza sociale, che è un compito che riguarda il comune. E per quanto riguarda l'alloggio, che è un problema che lo deve risolvere il comune. Il comune, se ci mette la buona volontà, l'alloggio uscirà anche per mio figlio e mia moglie, l'alloggio adatto, come si deve. E allora qua non si deve fare politica e speculazione su queste cose, cari signori.
E qua state giocando sulla salute di mio figlio e mia moglie. E allora faccio un appello al sindaco. Signor sindaco, non si prende collo. Lei è responsabile civilmente e penalmente. No, noi vogliamo fare anche un altro appello. D'Agostino, chiedo scusa, ha voglia di uscire, di stare un po' in compagnia. Quindi sono tante le associazioni di volontariato sul territorio. Mi rivolgo a quelle di Pontecagnano Faiano, ma non solo. Quindi che dite? Andiamo tutti insieme a prendere Agostino per andare a fare una passeggiata? Sono tante le modi per aiutare e sostenere. A quella Agostino prima lo venivano a prendere un pulmino, lo portava a fare una passeggiata in 2-3 ore al giorno, poi sempre perché non ci stavano soldi, sempre perché è una cosa che noi lo facciamo, noi personalmente, però queste sono sempre cose che del comune, perché altri comuni c'hanno, a Salerno c'hanno immensa disposizione, il periodo estivo, stanno i pulmini adatti, vanno a prendere questi disabili gravi, li portano in piscina, li portano a fare la passeggiata, a un parco gioco, a un teatro. Mio figlio sta 365 giorni chiuso in una casa. Mio figlio deve stare, deve avere un alloggio più a centro di Pontecagnano, perché mio figlio vuole uscire, vuole contattare con la gente, vuole conoscere, vuole stare in mezzo al pubblico. Signor sindaco, per piacere. Sì, ma che vi deve dire più? Ripeto, sicuramente sarà una risposta corale da tutti quanti, e può essere anche un'occasione per qualche azienda, per qualche grande imprenditore che vuole magari sostenere con una modalità concreta questa causa, noi veramente gli siamo grati. Io saluto il nostro Agostino che con il suo sorriso ci manda un bacione, grazie alla signora Annunziata e grazie a tutti quanti voi. Buonasera da Casa Vicinanza.